ai nostri amici che vengono un po' più da lontano. Prima c'era un intervento di un altro prego. Grazie. Allora, volevo porre, mi dirà una domanda al sindaco Cennani. Allora, partendo dal presupposto, insomma, che lei ha raccontato di questa esperienza a Capua, della proposta di apertura di questo nuovo gasdotto, inceneritore, anche se ormai è dimostrato che in termini economici non risulta conveniente, giusto? Ora vorrei chiederle, le mie domande sono due in realtà, se è giusto e giustificabile che i cittadini si sentano sacrificati a fronte di esigenze anche discutibili che stanno dietro a questa scelta economicamente discutibile, ecco, e da qui se realtà malavitose e criminali si approfittano della distanza tra politica e cittadino o si inseriscono automaticamente, magari anche grazie a una tacita accettazione della peggiore politica. E magari, insomma, se mi è concesso, che cosa può fare lo Stato e la legge per questo? Grazie. Dicendo, scusate, volevo accogliere anche quello che voleva fare l'intervento, poi magari rispondiamo insieme. Innanzitutto ringrazio per queste testimonianze da cittadino d'Ofrese, ovvero da cittadino che è stato a Portici, questa è la maggior parte della mia crescita a Portici, e quindi il problema del rifiuto l'ho visto in maniera diversa. Vengo un attimo a solo, senza diventare troppo. Voi amministratori pubblici di una realtà effettivamente nuova, cosa potreste eventualmente valutare, cosa potreste mettere in campo affinché potreste funzionare da riferimento, se non da suggerimento, ad amministratori locali? Perché il divario tra il cittadino, la consapevolezza e la macchina amministrativa in certe realtà, come tu la notate, è ovvio. Io sono un giornalista e quindi ho un punto di vista un'osservazione un po' diversa. È tutto bello quello che dite e sicuramente è quasi un sogno, soprattutto per dei ragazzi che stanno qui e in quale una forma didattica ascoltano queste cose. Però la città è diversa, questa città è totalmente assente da queste iniziative. Allora la mia domanda è, si potrebbe ipotizzare che voi testimoni di qualcosa che si può fare, che non è utopia rispetto a quello che probabilmente pensano gli amministratori locali, potreste farvi carico, aiutare anche in all'unisono insieme ai ragazzi, con al preside che offre sempre grosse opportunità di partecipazione, chiamiamola attiva, no? La cittadinanza attiva vera, potreste farvi carico di attuare forme di collaborazione con il rispetto che è dovuto probabilmente e che vogliono sentirsi gli amministratori locali affinché si possa attuare qualcosa, perché quando io vedo, sento che voi avete attuato, avete creato delle strutture per l'acqua, quindi diminuzione della plastica, dei costi di acqua, del trasporto, il 9.0, bla bla bla, e vedo che ci sono tre fontanine a torre annunziata, sempre perennemente aperte. E quando io li consiglio, perché non si mette un qualcosa finché si chiude, si apre, eccetera, per evitare lo spreco? E lui intende uno spreco economico. Certe guardie che non ci costano più di tanto. Vuol dire che lo spreco mentale lo fa lui, e lo spreco dell'acqua, che è il bene più prezioso, al di là di quanto costa, se ce lo regalano, lui non lo vede proprio. Allora vogliamo andare a parlare di come si mettono le cabine per la distribuzione dell'acqua prima di riuscire a togliere il rifiuto che c'è in testa. Quindi perché voi come testimone non ci adottate da un vista proprio di che insieme alla scuola, insieme ai ragazzi, disegniamo insieme una serie di procedure che suggeriamo? Spesso mi diceva in offerta, no? Soprattutto guarda il generatore, per esempio la biologia non servirà più, non lo so. Comunque il generatore, la replica è però Vienna o Berlino, e hanno il generatore.
Allora, chi ci spiega questa schizofrenia della Germania? Tanto per dire una nazione. È una nazione. Cioè, chi si prende i nostri filtri degli inceneritori, poi con la nanoparticella, eccetera, eccetera, e magari delle miniere di sale li va a sotterrare, e poi mette le multe, ed è giusto. Questa, se ci viene offerto quel modello, dobbiamo allora acquisire anche tutto il sistema di quel modello, o possiamo farne uno più virtuoso per una volta dopo qualche millennio di proporci nel ruolo di guida del vecchio continente? Alle prime due domande. Sono, diciamo sempre che il pesce puzza dalla testa. Perché? Perché sostanzialmente chi è che incentiva la realizzazione di questi inceneritori? Gli amministratori provinciali, locali, o un governo che finanzia contro la volontà della comunità europea, perché la comunità europea sanziona l'Italia perché continua a dare incentivi agli inceneritori. È chiaro che se ancora oggi un governo di tecnici si ostina a finanziare realizzazione di inceneritori, inizia a creare interessi nei localismi, quindi negli enti locali, in chi gestisce poi, in chi ha il dovere di organizzare un sistema di raccolta. Quindi di fatto quando poi c'è un politico poco attento a quello che sono il rispetto dell'ambiente, a quello che dovrebbe essere il vero affronto di un problema con le soluzioni più a portata di mano, si lascia un po' influenzare da chi, dai poteri economici forti che hanno interesse a investire. Quindi di fatto è l'alto che deve invertire la rotta. Ricordo che in un'intercettazione l'allora capo della protezione civile Bertolaso diceva: guardate, con l'emergenza rifiuti che stava scoppiando, quindi parlo prima dell'inceneritore di Acerra, se non ripristinate gli incentivi agli inceneritori non c'è convenienza economica nel realizzarli. Questo lo diceva Bertolaso in tempi non sospetti. Quindi si è creato un interesse economico a danno dei cittadini, perché logicamente questi incentivi vengono presi sulle bollette dell'energia che noi paghiamo mensilmente, che dovrebbero avere un'altra destinazione come il fotovoltaico, che adesso è stato quasi del tutto abolito. E la camorra in tutto questo? Beh, diciamo che la camorra, quando parlo di camorra non parlo del camorrista, parlo di una cultura, purtroppo, perché il problema più grosso del nostro territorio non è il camorrista, è la cultura che si è seminata dentro di noi e marcia dalla programmazione politica. Non a caso si spiega che in una provincia gli impianti per il trattamento dei rifiuti sono disseminati, perché dalla chiusura delle discariche interessi sono stati trasferiti nei trasporti. Quindi vediamo un po' chi sono stati le imprese che hanno trasportato i rifiuti da una parte all'altra senza che questi subissero un minimo di trattamento. Quindi è normale che la politica è stata marcia nella programmazione. Quindi si deve partire dal basso, con quello che è stato stamattina a capo, dove studenti hanno detto: noi vogliamo che il terreno serve per coltivare, perché questa è terra di lavoro e possiamo fare economia con questi terreni. In più però diciamo, quello che voi dite che è un problema, non è un problema, perché ci stanno tecnologie come i rifiuti zero già attuate in cui possiamo dare una risposta alternativa. Quindi si è passato dalla protesta del no alla protesta dell'alternativa che malauguratamente i nostri politici non vogliono attuare, perché riescono a foraggiare impianti che costano circa 300 milioni di euro come un classificatore, ed è chiaro che l'interesse è notevole. Per realizzare un impianto di separazione della frazione secca basta 10-15 milioni di euro. E anche sull'occupazione
è assurdo non vedere che un impianto di gasificazione di 90.000 tonnellate come si vuole realizzare a Capua può occupare 30-40 persone. Quelle 90.000 tonnellate invece potrebbero occupare 100 persone nella separazione della consorzio. Quindi è sempre il discorso del concentramento delle risorse che questa politica purtroppo ha fatto negli anni. E giusto per fare un parallelo e chiudo, oggi non ci stanno incentivi sul fotovoltaico, ve lo spieghessi, e ci vengono a dire ci costa troppo. Ma chi stiamo pagando? Stiamo pagando alle multinazionali che hanno fatto distesi di fotovoltaico nei campi che dovevano essere destinati all'agricoltura e non abbiamo incentivato una realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della casa di 3-6 kW come doveva essere. Quindi le grandi multinazionali ancora una volta hanno rubato le nostre risorse e oggi non abbiamo più risorse per incentivare quello che doveva essere la logica, i localismi di tanti impianti fotovoltaici su tetto. Vengo alla domanda su Torre Annunziata. Noi in realtà Alessio, spesso per io, cerchiamo di associazioni anche qualche anno, sono stato a Siano qualche anno fa con Pino Aprile e gli amministratori ci hanno chiamato per portare le testimonianze ed è tra virgolette un ruolo, vi assicuro, finché si parla una platea di studenti ci sentiamo più alto. Quando si va a parlare con amministratori sembra che uno, tra virgolette, vuole essere il messia, qui non portiamo verità, ma portiamo esperienze attuate, realizzate e che credo comunque hanno una risposta alle vere esigenze dei cittadini. Chiudo col fatto della Germania, degli inceneritori. La Germania sta iniziando a chiudere gli inceneritori. La Germania ha realizzato gli inceneritori 40 anni fa e questo la dice lunga come siamo in ritardo rispetto alla Germania. Probabilmente 40 anni fa la realizzazione di un inceneritore poteva essere, era sbagliata già allora, ma poteva essere plausibile, ma alle soglie del 2013 non si può parlare di inceneritori, soprattutto in virtù quando l'Europa sta attuando altre soluzioni, chiudendo quello che ha realizzato. E noi spesso ci andiamo a prendere i cadossi di questi signori a quattro soldi perché devono fare. Non solo, ma costantemente andiamo a vedere anche la potenza di 90, perché loro hanno bisogno di munizia con i vecchi.